Lo spettacolo si è appena concluso, un mare di gente in Piazza Diaz, davvero una serata memorabile. Non potrebbe essere definita diversamente la serata in cui questo bellissimo palco è stato calcato da un autentico mostro sacro come Gianni Morandi, ospite d'eccezione della tappa di Bari del Radio Norba Battiti Live. Fa piacere, io conosco Radio Norba da tanti anni, sono andato anche a Conversano tante volte alla sede, quindi non potevo mancare, anche perché sono un po' in vacanza da queste parti, mi piace molto il Salento, la Puglia, tutta. Con l'ultimo dei suoi singoli e un accenno ai più grandi successi del suo repertorio, Gianni Morandi ha impreziosito uno spettacolo che ieri sera era già di per sé di altissimo livello. Basterebbe citare gli ospiti internazionali. Gli Animals, quelli di AC Ghost, oppure DJ Fall and War Dead, autore di un successo planetario. Ozark Henry, insieme al DJ toscano Francesco Rossi, sono autori di quelle che vengono definite hit, gente che quando va all'estero, in questo caso in Italia, fa tre, massimo quattro tappe. Solo eventi importanti, come il Battiti Live, in grado di richiamare decine di migliaia di persone. Uno spettacolo, ieri, il lungomare di Bari, da Piazza Diaz al Teatro Margherita, non un solo posto disponibile. Tutti in piedi per tre ore a cantare, a ballare, a battere le mani per gli artisti chiamati sul palco da Alan Palmieri e Roberta De Matteis. Tra i più attesi DR Jack, la band rivelazione di quest'anno, lanciata da Amici, e poi senza dubbio J-Ax, il rapper più famoso d'Italia. Emi Schilla è invece il rapper dell'estate, la conferma in queste immagini. Altri rapper ieri sera sul palco di Battiti, il vincitore di Sanremo Giovani, Rocco Hunt, Frankie High Energy e il giovanissimo Danny Lahome. Tanti, tanti artisti a Bari, per tutti i gusti musicali, per tutte le età. Annalisa Scarrone, anche lei lanciata da Amici, e poi altri due big italiani. Il grande Francesco Renga, in grado di provocare sempre grandi emozioni, e Arisa, rinnovata nel look e anche nella musica, con i nuovi arrangiamenti dei suoi brani più noti. A lei, ieri sera, la showgirl Maddalena Corvaglia ha consegnato il Limone d'Oro, simpatico premio alla canzone, diciamo così, più romantica. E per la grande chiusura, tutti in pista con Gabri Ponte, il re dei DJ italiani. Insomma, una serata ricchissima che ha visto calcare il palco anche dal presidente dell'FC Bari 1908 Gianluca Paparesta ed alcuni giocatori e dall'allenatore appena rientrati dal ritiro. Domenica prossima, Battiti farà tappa a Gallipoli. Questa notte Bari c'è la fine!